Lo splendore di un tempo, che dice Avvocato Serra? Potremmo ritornare allo splendore di un tempo, se c'era un tempo lo splendore, anche lì. Non vorrei che facciamo la parte dei passatisti, del d'antan, dell'epoca che fu. Laudator temporis actio, dei tempi passati. Potrebbe anche essere una cosa nociva. No, loro sono di fuori e quindi hanno un'idea magari, però hanno ragione quando dicono abbiamo questo mare bellissimo, la scogliera e abbiamo noi d'Augusta, però ecco, voi fateci caso, abbiamo il cosiddetto lungomare Rossini, ma è inquinato, perché ci sono gli scarichi fognari che sfociano lì. Ecco, un'altra grave colpa, demerito, di chi ci ha amministrato finora in senso globale, complessivo. Ma anche il depuratore, sì. No, esatto, bravo. È stato il fiore all'occhiello della campagna elettorale di qualcuno. Vabbè, voglio dire, ma questo, pensate che il progetto Olivotti, si chiama così, del depuratore, risale al 1968. Quindi pensate quanti anni sono passati. E se voi adesso passate dal lungomare Rossini, vedete le fogne dei palazzi e quindi il mare viene inquinato da questi scarichi. Ecco. Ma io voglio capire, ma gli stanziamenti per quanto riguarda il collettore fognario, cioè sono stati... Ma lì è un problema molto serio, gravoso. Tra l'altro c'è da aggiungere che l'avvocato è un uomo di legge. Noi paghiamo nella bolletta, paghiamo la tassa per il depuratore che non c'è. Dovremmo anzi addirittura, cogliamo un'occasione per ricordarlo al nostro regista, dobbiamo fare qualche cosa, perché c'è la possibilità entro, mi pare, novembre di quest'anno, per chiedere il rimborso della tassa che abbiamo pagato negli anni precedenti. Se non mi ricordo male, entro il novembre di quest'anno possiamo chiedere il rimborso, però bisogna fare la domandina formale per gli anni, perché la Corte ha riconosciuto che non essendo il servizio prestato della depurazione, non dovevamo pagare niente. Finalmente è stato statuito. Vediamo se possiamo fare, sì, un tutor nel senso, però anche questo in inglese, cioè informare e quindi spiegare come funziona da questo punto di vista. Quindi, tornando alla domanda di prima, ma lo splendore di Augusta, secondo lei, con tutte le, per rispondere anche alle loro esigenze, che sono le nostre Stavo esigenze. facendo riferimento Prego, a quello prego, che ha detto prego. la signora. Signora, c'è bel mare, belle spiagge, belle pendici, è vero? Belle no, però armoniche. Vedendo Augusta dal lungomare che è stato inaugurato anni or sono, vedendo tutta l'isola, è veramente piacevole. Anzi, devo dire che è stata deturpata in un certo senso proprio dall'elevazione di tutte queste torri di cemento armato che evidentemente nuociono a quella che era l'estetica di una volta della città. Bisognava guardarla 40-50 anni addietro, Augusta, dal cosiddetto Zarbo, dove ora invece è stato realizzato questo lungomare. Era stupendo. Affioravano dai tetti delle case, dei palazzi, i campanili delle chiese, i campanili della chiesa madre di San Domenico, anche delle chiese ora distrutte, affioravano allora, ma era una cosa bella, uno spettacolo. E ci fu il professore Pietro Ronzisvalle che fece un acquerello proprio visto dallo cosiddetto, io lo chiamo ancora Zarbo in una maniera forse rude, però non si chiamava Zarbo, ora si chiama Lungomare, non ha importanza. Questo non solo dalla parte di Levante e dalla parte di Ponente nel Porto Maggiore, cioè dire quello che noi chiamiamo Porto Megarese, che cosa c'è? Niente. Le pendici che sono in uno stato pietoso e i Forti Garzia e Vittoria. Io vorrei vedere se in uno specchio d'acqua di 40 chilometri quadrati, quello del Porto Megarese, vorrei vedere se un lago di queste dimensioni fosse al centro dell'Italia o ancor più verso il nord, se non con queste fortificazioni o con questi
insediamenti che potevano essere palazzi nobiliari, eccetera, al posto delle fortificazioni, vorrei vedere come verrebbero curate. Certo. E qua è tutto in uno stato di abbandono. Allora, questo ricordo della Vuota Serra mi fa venire in mente un ricordo, eravamo giovani, io ero sicuramente giovanissimo, l'avvocato era un meno giovane, era più vecchio di me, più anziano di me, nell'anno 1971, voi eravate nati, non c'era nessuno tranne Saro Belfiore era nato, e noi cosa abbiamo realizzato? All'interno del Forte Vittoria abbiamo realizzato una recita per la quale occorse un canovaccio che avevo scritto io, sottoponendolo a tutti gli amici. C'eravamo una ventina di persone, di ragazzi, c'erano più me, che hanno dato luogo a questa manifestazione. Era intitolata Angoscia di Dio. Angoscia di Dio. Tutti coraggiosamente, direi anche temerari, perché abbiamo affrontato la recita con mezzi nostri, senza interventi da parte delle autorità, perché abbiamo invaso il Forte Vittoria proprio con la nostra forza, con la nostra volontà, e abbiamo realizzato gli scenari lì, fatti da noi. Ed era con le luci proprio naturali, le luci del petrolio, non c'era luce elettrica. Noi abbiamo scoperto che siete degli invasori. Siamo degli invasori. Però devo dirvi una cosa, fu uno spettacolo unico, veramente suggestivo. Io non dico che per carità, Angoscia di Dio, angoscia di Dio. Era in sostanza una riflessione sul... Le angosce. Sì, io facevo per esempio Satana, tratto dal Paradiso Perduto di John Milton, altri facevano, era filosofico, esistenziale, poetico, era un dramma, però rappresentato lì, una suggestione immensa, e vi dirò che allora, guarda, lei ha visto quando hanno restaurato il Forte Vittoria, c'è stato... Sì. No, non ci sono. Lei ancora non c'è andato. Ma me l'hanno detto. È una cosa. L'hanno restaurato. Orrenda. 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 Ma è stato tra l'altro depauperato dei mobili che erano stati collocati, sì, là dopo il restauro. Sì, sì, sì. Oggetto di furto. Una cosa vergognosa, veramente da vergognarsi. Però anzi, dobbiamo ringraziare Forte Vittoria, sì. Dobbiamo ringraziare 500.000 euro se non sbaglio. Dobbiamo ringraziare il comandante della Guardia Costiera, che a un certo punto mano militari ha preso possesso del porto, e così perlomeno può essere salvaguardato. Almeno, sì. Il progetto che avevamo pensato, studiato e coltivato con il professore Cassole, allora giovanotto universitario, qual era? Che annualmente, sì, sì, nella inaugurazione del periodo, nell'inizio, quindi come inaugurazione della stagione estiva, avremmo potuto realizzare nel Forte un recital, un concerto, facendo, non solo noi avremmo dato il lancio, non solo, ma avremmo potuto permetterci il lusso di portare qui attori, certo, di un certo rango. Come fanno a Siracusa, al Castello Magnaccio di Siracusa, o meglio ancora al Teatro Greco, ogni anno c'è una rappresentazione classica. Peccato. Ma questa proposta non fu accettata, allora, dall'allora sì, non mi ricordo più chi fosse allora. Comunque, vabbè, ci orgogliamo, non ha importanza ormai. Questa conferma di quello che dicevo prima. Dell'abbandono e anche della pochezza, della insensibilità, della incapacità di guardare al di là del naso, visto che si parlava prima andare oltre, bravo. Ora loro sono riusciti in qualche modo a cercare di tirare dal basso, sì, vediamo se è possibile, ma non sempre. Di riemergere. Vedremo. Tutto questo causato, lei dice, dall'incapacità. Sì, dalla insensibilità. Io dico da sceccaggine. Da sceccaggine, dalla pochezza culturale. Allora, a questo punto io chiamerei in causa Davide Maria Carmelo, Davide Carmelo Maria, il che è lo stesso, cambiando un aforisma, una cosa, vediamo un po'. Allora, citando il video Happy. Felicità. E certo. Ne ho preparato uno sulla felicità. Questo sulla felicità. È piccolissimo. Vediamo, un aforisma.
per essere un aforisma deve essere breve, sì, cioè, no, perché è poi... sintetico, è bigrammatico, su un incipit lungo. Vediamo cosa no, perché viene, quello di prima, quando, quello di prima. Era poesia quella, era la poesia. No, no, quello di prima. La serata. No, ah, ecco, giusto, giusto. Mi ricordo giusto. Che quando ho letto quello di prima, io avevo 17 anni, ora ne ho 45. Ah, vabbè, sì. Il tempo stringe. Allora. Starci quando è, vai serate spicci però. La felicità sta nel differirla e non nell'averla. Nell'averla c'è l'infelicità di averla avuta. Ah, ecco, perché quindi bisogna stare attenti, un gioco di parole. Perciò... Ma qua Davide Maria Gambero, io ci ha detto l'oceano, posso parlare siciliano, lei mi capisce, cioè, io ci ha detto, ma Davide, va dire a fare cinema, guardate che profilo greco che ha. Ma no, se si è sprecato, Davide, Davide, ma cosa si è sprecato? Visto che abbiamo tanti talenti, anche Giovanni Di Mauro. Che fai sprecato, che allora, fare. Proponiamo una fiction alla regia con l'attore. Ma tu mi hai detto del pensiero. Già tra l'altro l'avevo buttata, stiamo a fare una fiction. Tra l'altro, ora dobbiamo studiare, cioè, non è una cosa facile. Certo, c'è da lavorare. Io vedo ogni tanto anche in Facebook alcune scenette comiche. Cioè che si travestono da carabinieri, oppure fanno... No, a volte sono un po', diciamo, progresso, perché puntano a educare... Una molto graziosa, è fatta bene, poi in caso ne parliamo, o altre sono addirittura comiche. Potremmo intervenire e fare qualcosa. Lei è disponibile. Non ci proverete.